Parliamo di ORM injection, che è un tipo di injection particolarmente interessante, piuttosto raro rispetto al fratello più grande che è la SQL injection. E andiamo a vedere quindi cos'è un injection, cos'è ORM, cos'è quindi l'unione di questi due termini, quindi l'ORM injection. E nel nostro caso specifico, quando l'abbiamo trovata durante un penetration test, cos'è l'ORM injection, in particolare con Hibernate, quindi parliamo di Java, dove sotto c'era un MySQL. Quindi il proof of concept funziona principalmente quando abbiamo l'incastro, diciamo, astronomico di queste tre, concetti e tecnologie. Si può fare ORM injection ovunque, ovviamente varia il tipo di attacco secondo il tipo di tecnologia che abbiamo, sia a livello ORM sia a livello di database. L'injection vulnerability è molto molto nota, è ovviamente, diciamo, la prima classificata della OWASP Top 10 2013. Le injection si hanno principalmente quando noi abbiamo dei dati inviati attraverso un parser che vengono poi elaborate da un interprete, e questo interprete possiamo provare, e quando ci riusciamo appunto abbiamo un'injection, relativamente al fatto di andare a cambiare quella che è la semantica e quindi il senso della richiesta che facciamo con quel parser. Quindi, l'injection è famosissima, la SQL injection, stranota e qualsiasi cosa, ma in realtà abbiamo tanti tipi di injection. Possiamo fare injection quindi anche su LDAP, anche su XPath, anche su NoSQL, anche se può sembrare un po' un ossimoro. Injection di comandi sul sistema operativo, injection su XML, su SMTP, eccetera, eccetera, eccetera. Per esempio, è possibile fare injection anche su database Sparkle, quindi database semantici che adesso vanno abbastanza, diciamo, di moda, per fortuna, per la condivisione degli open data, e anche, diciamo, su quelli che sono gli oggetti ORM. Ovviamente è una vulnerabilità che è spesso facile da sfruttare, in particolare quando abbiamo uno strumento già pronto per fare questo. Si trova abbastanza, diciamo, è piuttosto comune in realtà, anche se sono 10 anni che l'injection esistono anche nella top 10. Nella media si riesce a trovare, dipende quanto è difficile, come è fatta l'applicazione, se restituiscono gli errori oppure no. E comunque l'impatto è estremamente severo, perché di solito si riesce comunque ad avere accesso a un database o a eseguire comandi sul sistema operativo, quindi è particolarmente grave. Come si previene? Di solito si fa una divisione tra quella che è la logica della richiesta che facciamo e i dati inseriti. Questa cosa non sempre è possibile, per cui si usano parametri, diciamo, l'escape di parametri, o comunque whitelist in positivo di caratteri che possono essere inseriti. Abbiamo quindi adesso la seconda definizione che ci dice Donato su quello che sono le ORM, quindi l'Object Relationship Mapping. Allora, innanzitutto, dato che il tempo è abbastanza breve, possiamo fare una prima domanda. Siamo anche abbastanza pochi. Chi conosce già ORM? Una piccola idea. 50%. Allora, facendo una piccolissima schematura, ORM è un programma di programmazione. Principalmente nasce per semplificare la vita degli sviluppatori, gestendo lo strato che sussiste fra il livello di Data Presentation Layer, e quindi tutta la parte, tutte le richieste dell'applicazione che manda per interfacciarsi con un database, e il database stesso, quindi le basi dati che vengono utilizzate, come molto spesso accade negli ambienti enterprise, per memorizzare i dati a lungo, a medio, breve termine. E esempi di queste tecnologie sono presenti in numerosissimi linguaggi, su tutti Hibernate, che è il framework utilizzato ambienti Java, però per linguaggi PHP, e Hibernate, che invece viene utilizzato in ambienti .NET. Un po' di storia, in particolare di Hibernate nel mondo Java, dato che abbiamo scelto, a parte che, come ha detto Simone, questa attività è nata come conseguenza di un penetration test. Nel caso specifico stiamo testando un'applicazione con uno stack basato quasi interamente su Java. Vediamo un po' di storia, questa. Potremmo pure andare avanti, l'unica cosa che può interessare è che dalla versione 3 nel 2005 e
Tutto il sistema di Hibernate, che è nato, come vediamo, nel 2001, è stato diciamo, acquisito da JBoss e quindi da Red Hat. Quindi questo ha contribuito sempre di più a essere utilizzato in ambiente enterprise. Una cosa molto interessante che fa Hibernate e che vediamo anche nelle slide successive, innanzitutto sono l'interfacciamento con lo stato CRUD, quindi tutte le varie richieste che vengono fatte verso il database. La seconda parte è il custom batching. Ora, questa parte è molto importante perché noi siamo entrati da qui, nel senso, è una parte molto delicata perché permette agli sviluppatori che utilizzano questo framework di interagire quasi bypassando, potremmo dire, Hibernate e quindi creare quel custom code che spesso e volentieri, come voi, immagino sarete del mestiere anche voi, è molto bucabile. Quindi andiamo a definire Hibernate. È un framework usato per semplificare, qui c'è un bel 95% la vita del 95% la vita dei sviluppatori, eliminando praticamente tutta quella parte di gestione che principalmente già viene fatta dallo strato JDBC, quindi classi DAO o quant'altro. Tuttavia, nel primo rettangolo in arancione, come diciamo prima, nella slide precedente era il custom batching, qui vediamo che Hibernate non nasconde il potere di SQL. Questo perché Hibernate funziona in base a configurazioni, come quasi tutti i framework, soprattutto quelli che adesso vanno di moda, soprattutto in Java, vedi i vari Spring o i vari Struts. E niente, di qui possiamo vedere che buona parte del potere viene lasciata ai sviluppatori. E se E questo è un bene, lo diranno solo i posteri. questo viene fatto tramite HQL, che sta per Hibernate Query Language, che è, come vediamo nelle slide precedenti, un linguaggio molto simile a SQL, utilizzato appunto per interfacciarsi con il database. Allora, un po' di sintassi quindi di questo linguaggio. E come vedete è abbastanza povero, a parte le query comuni che possono essere fatte, select, update, delete e quant'altro. Ha un po' di funzioni aggregate, anche un qualche potere espressivo, ma una cosa interessante è il polimorfismo, ma come la cosa che emerge da qui, se basta che uno si legge uno dei manuali dei vari DBMS, è molto poco, molto povero, possiamo dire tranquillamente, in questione di sintassi. Un'altra cosa molto interessante sono i data types, sempre relativamente alla sintassi e alla struttura del linguaggio. La cosa più interessante di tutti è l'escaping. Questo perché poi Simone ce lo spiegherà dopo. L'escaping di singoli apici viene fatto dallo strato ORM inserendo un altro apice in più. Quindi qua vediamo un piccolo esempio, la nostra stringa JOS, quindi il genitivo sassone utilizzato in inglese, viene, come vediamo qua, viene passato un doppio apice, mentre la query normale che viene inserita dall'utente è la query, quella che è commentata in Java. Vediamo la differenza che qua ci stanno due apici, naturalmente nell'altra non ce n'è nessuno. Passo la parola a Simone che ci dettaglierà, adesso che abbiamo una piccola idea di come funziona la sintassi, come si può cercare di fare che roba divertente. Sì, ok, diciamo ovviamente qual è il nostro scopo, anche per tornare indietro, trovare secondo qual è il database che noi abbiamo sotto, di trovare un modo diverso di fargli fare gli escape, per esempio. Noi abbiamo un caso specifico che adesso presentiamo, ma ci sono delle tecniche presentate solamente, diciamo, nel pubblico da alcuni russi che secondo il tipo di, diciamo, sempre tramite Hibernate sopra, secondo il tipo di database, diverse tecniche per riuscire a rompere questo concetto di escape. Andiamo a vedere quindi che cos'è. Diciamo, l'ORM injection è comunque stata classificata dal CAPEC, quindi ha una sua definizione, è appunto la cosa di poter eseguire comandi a prescindere da quella che è la query HQL. Ovviamente, diciamo, l'attacco, come per tutte le injection, è più o meno facile da sfruttare, secondo quello che noi effettivamente possiamo vedere anche nel codice degli errori. Ovviamente il prerequisito è che l'applicazione utilizzi un ORM, ma comunque ce ne sono più o meno, ecco, al netto di quello che hai detto Donato, c'è anche ad esempio Django per Python che ha la stessa questione dei, diciamo, permette di fare un ORM anche su Python. E quindi, diciamo, il prerequisito è che devo usare ORM, quindi dobbiamo vedere, facciamo conto negli errori se utilizza Hibernate o se abbiamo visibilità della sintassi o comunque sia se riusciamo a capire che c'è uno di questi framework.
Ovviamente dobbiamo avere una pagina che riceve i parametri dall'utente, quindi in GET, in POST, in cookie, in qualsiasi modo l'applicazione decide di ricevere i dati da noi, e quindi che ci sia, diciamo, un problema, quindi tipicamente inserito dallo sviluppatore, cioè in quel 5% di codice che ha detto Donato che comunque scrivono, comunque riuscire a inserire degli errori. Quindi quando non c'è una divisione corretta tra quello che è la logica dell'applicazione e anche poi delle query che vengono fatte e quelli che sono invece i dati che vengono passati. Quindi diciamo, il concetto qual è? Che sebbene diciamo, si dica sempre sì, io tipica asserzione che io uso il framework X per cui sono sicuro, questa cosa non è vero perché c'è comunque un 5% che sicuramente è meno del 100% che ci siano errori di questo tipo nel codice. Ovviamente qual è il nostro gioco? Noi abbiamo principalmente diciamo, la questione dell'utente che va qui, che ci dà dell'input. Presentazione, business logic, data access, le varie librerie, Hibernate che spesso funziona attraverso appunto l'HQL o HQL per dirla più in italiano e che poi si collega con JDBC a un database. Qual è il problema? Che quando anche siamo riusciti a fare un injection su ORM, abbiamo visto che più che tirar fuori, facciamo conto con un classico OR1 uguale 1, tutta la lista dei contenuti di quell'oggetto, più di tanto non si poteva fare. L'approccio è stato leggersi il manuale e vedere come funziona. Ovviamente questo non ci dava abbastanza gusto e divertimento, abbiamo continuato a scavare e quindi abbiamo visto come l'HQL veniva convertito a livello ovviamente di framework in del codice SQL e siamo andati a cercare di rompere quello. Quindi, questo vogliamo vederlo anche insieme, facendo una brevissima ricordo. Nel nostro caso, diciamo, abbiamo HQL che sta sopra a SQL. La cosa importante è che Hibernate fa l'escape del singolo apice, quindi parliamo tipicamente di injection su stringhe, in questo caso con il doppio apice. I database relazionali, nel nostro caso era un MySQL, invece fa l'escape dell'apice con slash apice, backslash apice. Quindi questa cosa ovviamente ci rende tutto molto diciamo relativamente semplice una volta che si è capito tutto il funzionamento, perché noi possiamo provare, diciamo, a mandare una stringa fatta che contenga tipicamente apice, apice e altri caratteri per cercare di far capire ad HQL una cosa, di modo che non crasha la query e quindi viene eseguita, riscritta su MySQL, che però viene eseguito quello che effettivamente noi vogliamo. L'altro documento che esiste, che è interessantissimo da vedere, è di due russi che praticamente hanno generalizzato, sempre parlando di Hibernate, quattro tecniche che sono quelle per appunto fare questo tipo di injection. Abbiamo appunto lo slash apice apice per MySQL, per PostgreSQL viene usata una funzione appunto query to XML sempre con SQL, Oracle anche qui è una funzione che si basa su XML, la Microsoft SQL Server è quello un po' più complicato, per cui esiste un simpatico proxy per SQL Map, per esempio, per fare questo tipo di lavoro, in quanto deve essere fatto direttamente un cambio di encoding con un UTF-8 per riuscire a forzare il delimitatore di stringa, quindi dargli una query HQL digeribile ed eseguibile e una query MySQL che invece, in questo caso su SQL Server, che gli piaccia. Questo insomma è interessantissimo da andare a vedere su come studio da questo punto di vista. Facendo un po' un esempio, eccoci qui, e con gli ingredienti, ovviamente ci ha detto Simone, possiamo vedere un attimino, soprattutto nella slide precedente, volevo farvi vedere nelle slide precedenti, questa parte qua, l'ultima frase è molto importante, questo perché da qui è lo strumento per rompere una sintassi senza rompere l'altra, che è quello che a noi serve per effettuare una vera e propria injection. Questo perché? Perché alla fine al database MySQL devono arrivare query o che possono contenere sì o meno comandi, a seconda del database che ci sta sotto, comunque devono essere sane, devono essere comprensibili e la sintassi soprattutto deve essere corretta. Andando al nostro esempio, allora, immaginando che un utente voglia cercare, magari lo stesso utente Yoda, voglia cercare se stesso in un database con Hibernate sotto e con MySQL sotto, questo qua è un esempio di MySQL query, e co cosa succede? Allora, dalla get, questa qua è una semplice get HTTP, viene preso il parametro, tramite
sempre un agente Java, immaginiamo un request.getParameter e questa viene passata dallo strato Hibernate che per un batch o per un altro, magari in questo caso si voglia passare in un batch, genera una query HQL che viene tradotta a sua volta in una query MySQL. Tutto il cuore sta in questa slide principalmente. Come ho detto prima e come anche ha detto Simone, l'obiettivo è rompere una sintassi senza rompere l'altra. Vediamo un po' come si può fare. E naturalmente tutto questo deve essere non sanitizzato, nel senso che non devono essere presenti i controlli o meno. Ma che può succedere qua? Inserendo uno IOTA / apice apice e una query, in questo caso union select version, questo per vedere se effettivamente uno era un database MySQL, due era comprensibile o meno quello che stavamo scrivendo. E che succede? Questa parte qua, quindi lo slash e il primo apice, veniva considerato come una normalissima stringa in HQL. Questo perché lo slash, il backslash, è un normalissimo carattere, ma il singolo apice veniva passato come un escape allo strato MySQL. Lo strato MySQL a sua volta che faceva? Prendeva il backslash e il primo singolo apice, lo prendeva come magari un escape e quindi chiudeva la query con il secondo apice. In questo caso passava tutto quello che veniva dietro la union. Questo è un esempio proprio effettivo di quello che succede, lato get e lato query HQL e MySQL. Quindi adesso ci fa vedere un po' il POC, che è più o meno la stessa cosa che abbiamo fatto noi durante il test. È molto interessante perché molto ci ha aiutato il fatto che principalmente la gestione dell'errore non era presente. Quindi che cosa succedeva? Noi vedendo da semplici messaggi d'errore 500, veniva un po'... Cioè, siamo stati guidati in questo. E ovviamente avevamo anche lo stack trace, quindi c'erano addirittura troppi dati da elaborare. Questo è bene conoscerlo quando si invece è blind o comunque non abbiamo il controllo sugli errori, non li vediamo, perché magari quello che può sembrare non una SQL injection, anche blind, non funzionante, magari è una HQL injection o comunque un ORM injection che funziona. Ecco, questi sono, diciamo, i nostri ingredienti, quindi Hibernate, l'utilizzo di HQL come query, MySQL sotto, ovviamente un'applicazione non sicura, scritta non benissimo. Torniamo quindi sul nostro, diciamo, gestore di pianeti di Star Wars, dove abbiamo ovviamente la ricerca di Dagobah. Quindi, l'utilizzo semplice, utilissimo anche per fare probe, diciamo, di injection, è cercare il nostro sistema principale, quindi fare una query in realtà che ha senso, dove vediamo appunto che i risultati, perché è stato così pensato il database, sono... quindi in questo caso abbiamo tre risultati, il discorso, diciamo, tutto quello di cui abbiamo bisogno è un simpatico apice, almeno questo è quello che pensano anche i Beatles sulle vulnerabilità di injection, e quindi andiamo a mettere un apice. Nel nostro caso è stato un caso, diciamo, fortuito, in cui effettivamente abbiamo visto che mettendo un apice veniva fuori un errore, ma non erano gli errori tipici di una SQL injection. Diceva Hibernate query exception unexpected char percento, quindi vuol dire che siamo dentro una like che è supportata da Hibernate e ci dà ovviamente tutto il vario, la varia parte. Ovviamente questo, come a livello con i punti, è molto simile anche a un tipo PTP, linguaggio di database relazionali. Comunque effettivamente vediamo che c'è qualcosa che non torna, e questo unexpected char vuol dire che abbiamo rotto qualche cosa. Simone può vedere qualche cosa. Noi onestamente, io Hibernate non l'ho mai visto prima di questa attività, però abbiamo visto queste tre letterine molto carine, perché noi all'inizio pensavamo questa qui fosse una vulnerabilità di MySQL, invece c'era una HQL che comunque non ci tornava. Andandoci a documentare cosa succedeva, questa HQL è il linguaggio proprio di Hibernate, anche se noi, magari probabilmente come gli sviluppatori che hanno scritto questa applicazione, abbiamo pensato, vabbè, qua c'è un framework ORM, ma è difficile bypassarlo. E invece no. Studiando un po' questo linguaggio, con tutte le cose che abbiamo detto prima, si poteva fare qualcosa. Sì, diciamo, anche perché, diciamo, ovviamente, come da tipici probe, diciamo, da SQL injection, nel dubbio di mettere un apice, mettiamo anche un doppio apice e vediamo cosa succede. E infatti in questo caso la risposta ci dava 200 ok, ed effettivamente ci dava i risultati come per la query normale. Quindi abbiamo detto, bene, qui c'è qualcosa di interessante, ufficiale, va sfruttata.
Qual è stato quindi cominciare a cercare? Tipica, diciamo un po' rischiosa, quindi prima abbiamo provato con end1 uguale 1 e poi end1 uguale 0 per far dare un'occhiatina, abbiamo fatto, ho detto vabbè, tanto insomma ci hanno dato il permesso, lanciamo e facciamo loro 1 uguale 1. E infatti tra i vari pianeti diciamo, abbiamo trovato anche Alderaan, che essendo distrutto ovviamente non risultava più nella lista dei pianeti. Questa cosa ci ha fatto, diciamo, andare avanti, in più l'applicazione, insomma, Sì, c'era. naturalmente qua c'è pure l'end page uguale a 1, quindi l'or 1 uguale a 1 era un po' più safe rispetto a un normale attacco, diciamo, sul DOS o sul MySQL, perché appunto c'era l'impaginazione. Sì, comunque, diciamo, in generale, ecco, fare un or 1 uguale 1 in produzione non è mai una cosa, safe di solito, quindi in caso bisogna sempre avvisare quando si fanno questo tipo di attività. Finché poi, dopo diverse prove, sia leggendo documentazione, sia facendo un po' di fuzzing, effettivamente abbiamo visto che andando a inserire quelle, diciamo, tre caratteri magici di cui abbiamo parlato prima, cambia, cioè sempre un errore 500, però cambia l'errore 500 e questa volta abbiamo un SQL grammar exception. Quindi, diciamo, a livello logico, abbiamo detto ok, l'HQL era giusto, è passato, se no tornava all'errore di prima. Però in questo caso si è arrabbiato, ma si è arrabbiato il pezzo sotto, quindi la parte. Questo, diciamo, è stato un aspetto che ci ha spinto ad andare ulteriormente avanti. E La stessa questo, pagina diciamo, per vedere che stava sì, diciamo, lo sotto. stack era piuttosto ricco, per cui leggerlo è stato molto faticoso in realtà. Comunque, scorrendo giù nell'errore, si vede appunto piccolino che dice questa volta l'exception è sul MySQL JDBC, quindi abbiamo rotto a livello sotto, con il tipico errore, you have an error in your SQL syntax, check the manual for your server version, syntax to use near, eccetera. Questo che è statisticamente parlando che sia appunto una SQL injection. Ovviamente dopo abbiamo cominciato a cercare come riuscire a sfruttarla, in quanto non c'è ricchissima documentazione, i penetration test tipicamente sono a fixed time, quindi siamo stati lì, quindi gira che ti rigira, aspettando il caricamento anche dei nostri dati, diciamo delle nostre teste di andare avanti. Diverse ore dopo, cosa abbiamo trovato? Che ovviamente questa chi può riconoscere abbastanza bene questa stringa, chi può averla generata, infatti andiamo a vedere, comunque che effettivamente era possibile fare una SQL injection. Quindi questo diciamo tipicamente è un tipico output di SQL Map, perché diciamo avendo appunto non tantissimo tempo abbiamo deciso di diciamo, tentare di sfruttare in maniera automatica, comunque per dare un proof of concept di quello che era possibile. E quindi, diciamo, ovviamente il problema era, ok, a mano abbiamo troppo poco tempo, ma in automatico SQL Map, se uno gli dà in pasto tipicamente un parametro, cioè una pagina così, anche prendendole le log del nostro strumento preferito, quello che sia, SQL Map dice sì, prima forse è vulnerabile, poi a un certo punto dice no, non posso fare niente. Dato che comunque gli strumenti sono una cosa utile, ma non bisogna mai farci affidamento in quanto bisogna sempre andare oltre quello che fa il nostro strumento. Abbiamo cominciato a lavorare e a un po' a cercare e poi successivamente a trovare il modo di poterla sfruttare in maniera automatica. Questo quindi diciamo, porta a una vulnerabilità magari abbastanza rara, almeno per quello che si vede di solito, e magari sfruttabile solo manualmente con la facilità di exploiting di uno strumento automatico, ovviamente debitamente configurato. Quindi, diciamo, questa è appunto la schermata originale di SQL Map. E, diciamo, la parte interessante, al netto della parte debitamente anonimizzata, è stato praticamente il prefisso. Usando nel prefisso un parametro che dava le risposte, anche se erano risposte, diciamo, differenti di una, erano tante, quindi una pagina valida, con slash apice apice. Questo ha permesso a SQL Map di inserirsi esattamente nel punto dove c'era la SQL injection, quindi dandogli la possibilità di inserirsi direttamente dentro la parte di query SQL già con la parte di escape fatta e quindi ha trovato questo vettore e con la facilità e la comodità di uno strumento come SQL Map ci ha permesso di sfruttarla in tempi brevi, così da far vedere anche uno screenshot del database. Nel report. Interessante è che cioè, sottolinea la parte del prefix perché SQL Map all'inizio girava senza questo parametro, però che succedeva? Riconosceva l'errore, però l'errore era di SQL, quindi a SQL Map
magari forse modificando lo script, però lo script proprio in Python di SQLMap si poteva fare. Però il tempo a nostra disposizione è molto breve, quindi magari con i tempi stretti il consiglio che posso dare è mettere il prefix a seconda del DBMS che sta sotto. Nel senso, se c'è un dubbio che c'è una cosa Java che gira con Hibernate e forse con OpenSQL o meno, oltre magari a far girare, qualcuno lo fa, diciamo di norma, fare un controllo con SQL Map sulle pagine, adesso più o meno discutibile come approccio, fare una prova se c'è un Java e se pensiamo ci sia un database di questo prefisso qui, può darci una mano magari a trovare qualcosa di particolarmente utile. Quindi andiamo diretti alle conclusioni. Cosa diciamo, abbiamo imparato? Che anzitutto l'impatto della vulnerabilità dipende molto dal database che c'è sotto, perché poi ovviamente per fare un post-exploiting fatto bene, quindi magari andare a prendere la macchina, se non comunque direttamente il database, le possibilità che ci offre l'ORM injection dipendono molto dal database che c'è sotto. E ovviamente questo anche perché secondo il tipo di database cambia l'exploiting che andiamo a utilizzare, quindi la questione complica diciamo ulteriormente. C'è sempre il link a questo diciamo, paper di questi signori russi che si sono divertiti a fare questa cosa. Ovviamente cosa ha insegnato agli sviluppatori? Che la mitigazione è diciamo, in generale di fare i controlli il prima possibile. Quindi magari non fidarsi soprattutto dei framework, pensando che prima blocchiamo un attacco e meglio è. La parte del futuro, vai direttamente. OGM Injection sta per Object Grid Mapper e Hibernate, non bastandogli la parte di ORM, ha deciso pure di dedicarsi al mondo NoSQL. E questo è un mondo abbastanza nuovo, quindi sarebbe interessante, magari ne discuteremo al prossimo ESC, non lo so. E sarebbe interessante capire cosa succede. In particolare, Hibernate OGM è non sta per gli OGM che pensiamo noi, sta per Object Grid Mapper. E la parte interessante è che si interfaccia con database NoSQL di tipo, generalmente di tipo Graphi, ma credo stiano smanacciando un pochettino per estendere questi altri tipi di database NoSQL. Quindi può aprire le porte per un over, in questo caso over NoSQL injection. Ok, quindi diciamo il concetto principale è che se il nodo motto della parameter manipulation è never trust the user input, framework 2, perché andando a vedere appunto su Wikipedia la voce di SQL Map, andiamo a trovare che un enforcement a livello di codice dice no, ma se avete problemi, avete paura di SQL injection, usate l'ORM. E invece effettivamente si possono trovare effettivamente problematiche anche lì. Anche perché ultimamente in ambito enterprise, per quello che è principalmente l'esperienza, abbiamo veramente l'utilizzo di tanti, tanti, tanti framework e tutti presuppongono che uso questo framework, sono sicuro. Ovviamente non è sempre detto che sia così. Okay. Per cui, grazie mille per tutto questo. E